Come sta andando questa settima rassegna degli oli monovarietali? Direi molto bene, perché comunque c'è una grandissima partecipazione, i produttori sono tanti, arrivano da tutta Italia, praticamente da tutte le regioni, c'è anche molto pubblico interessato, abbiamo già iniziato con dei laboratori sull'olio, quindi rivolti principalmente ai consumatori che hanno tanta passione e tanto interesse nel capire come effettivamente si fa a riconoscere un olio di qualità, perché spesso non si hanno le idee molto chiare, magari spesso le caratteristiche di amaro e di piccante nell'olio vengono considerate difetti, in realtà sono grandissimi pregi proprio perché legati alle sostanze fenoliche, quindi i polifenoli che proteggono sia l'olio dall'ossidazione ma proteggono anche le cellule dell'organismo umano dall'ossidazione, quindi questo è importante che i consumatori lo capiscano, così come è importante anche essere curiosi e interessati ai numerosi sentori che possiamo riscontrare nelle numerose varietà di olivo marchigiane in Italia. Nelle Marche abbiamo circa 20 varietà autoctone, a partire dalla Mignola, la Coroncina, il Piantone di Mogliano, la Raggia, in Italia ne abbiamo più di 500 e ogni varietà dà un olio tutto particolare, con sensazioni che vanno dalla mandorla verde al carciofo, al pomodoro, ai frutti di bosco. Mentre per il vino è più facile sapere che esistono delle sezioni per la degustazione, per l'olio diciamo che i consumatori si stanno avvicinando da poco a degustare l'olio. Quali sono le iniziative che voi avete messo in campo per questa rassegna? Sì, a partire dai mini corsi proprio per far capire le cose basilari, quindi come riconoscere la qualità, ma anche eventi con i consumatori, tipo eventi gastronomici dove proponiamo dei semplicissimi piatti, tipo insalata d'orzo, tipo roast beef, dove aggiungiamo due oli diversi, quindi di due varietà diverse, con caratteristiche diverse, e invitiamo il consumatore a votare qual è l'olio che preferisce su quel tipo di piatto, proprio per stimolare sempre una maggiore attenzione, una maggiore ricerca, quindi non guardare semplicemente il prezzo, quindi scegliere l'olio che costa di meno, perché l'olio che costa troppo poco non potrà mai essere troppo buono.